18 settembre del 1938, quando Benito Mussolini annuncia a Trieste l'entrata in vigore delle leggi razziali. Solo pochi giorni dopo, al giovane Alessandro Foligno viene rifiutata l'iscrizione all'ultimo anno di corso in ragioneria all'Istituto Tecnico Bandini, in quanto di religione ebraica. Questo è quello che accadde allora, mentre oggi, nella stessa scuola che lo rifiutò, al Foligno è stata dedicata una giornata e soprattutto una targa alla memoria. A ricordarlo, oltre alle autorità presenti, anche i familiari dell'uomo, scomparso nel 1971 dopo essere stato sindaco di Ariccia, la città dove si stabilì dopo la guerra. Siamo di fronte a tanti episodi di come dire, genocidi, conflitti, guerre di religione, in Africa, nei Balcani. E quindi questa realtà è tuttora presente attorno a noi, no? E dobbiamo fare i conti con questa realtà. Vuol dire che l'esperienza della Shoah è stata sicuramente un unicum, questo è indubbio, però un unicum che può riproporsi in altre forme non meno gravi, non meno gravi. E allora l'insegnamento che si deve trarre da tutto questo è che l'umanità deve ritrovarsi, no, attorno a valori fondanti comuni. Qual è la difesa della dignità umana? Questo valore fondamentale deve penetrare nella coscienza di ogni essere umano, di ogni uomo. La dignità umana non può essere violata, è intangibile, ecco, come ricordavo, si trova scritto nella Costituzione tedesca, come è stato ribadito nella Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Quindi la dignità umana è la radice di ogni altro diritto, dei diritti di libertà, della democrazia, è da lì che bisogna partire, quindi riflettere sul fatto che gli esseri umani hanno una radice comune pur nella loro diversità. Quindi difendere la dignità significa difendere l'identità specifica di ognuno, ma difendere anche l'identità nella diversità, no? E quindi trovare la capacità di riconoscere nell'altro, ecco, un essere uguale, no? Un essere uguale, un essere degno di essere difeso, di essere protetto nella sua identità e nella sua diversità. Con le persecuzioni razziali lo Stato italiano, come dire, tradì suoi concittadini. Come si può riconciliare lo stesso Stato con quella parte della comunità ebraica, appunto, che era fatta poi da italiani? Sì, purtroppo sì, ma voi ricordate sicuramente come me che per anni e anni gli stessi sopravvissuti, no, all'Olocausto non hanno trovato la forza di raccontare quella vicenda, tanto era grande, indicibile, no, quella sofferenza, quell'esperienza. E questo ha riguardato anche tanti cittadini ebrei italiani, no? E quella pagina però, insomma, è stata ormai, insomma, fa parte del nostro passato. Credo che gli italiani hanno imparato in questi decenni a fare i conti con quella vicenda, ne sono consapevoli, sono pienamente consapevoli che hanno concorso in qualche modo, hanno concorso a quella indicibile tragedia umana che è stata l'esperienza dello sterminio. Iuri Guerranti, chi era Alessandro Foligno e cosa gli accadde nell'autunno del 1938? Alessandro Foligno era studente del Bandini da 3 anni, arrivò nel dicembre del 1935 al Bandini per frequentare il corso di ragioneria. Lui era della provincia di Roma, ma era qua a Siena nel convitto Tolomei, quindi là dormiva, mangiava, ma studiava al Bandini, che all'epoca si trovava in via San Quirico nel centro storico. Questo studente di fatto frequentava il corso, faceva le gite scolastiche con i suoi compagni, però fu vittima delle leggi razziali fasciste del 1938, fu espulso
espulso nell'ottobre del 1938, quindi lui non mise mai più piede dentro il Bandini nell'ultimo anno, doveva frequentare l'ultimo anno di ragioneria, quindi non si diplomò mai al Bandini, fu espulso. Io nel 2010, quando scrivevo il libro sulla storia centenaria del Bandini, mi battei in questa scheda razziale sotto nell'archivio, questa pagina, questa cartellina gialla, ingiallita dal tempo, scritta obliqua rossa, matita rossa, ebreo. E da lì ho iniziato a ricercare, e io nel libro racconto tutta questa vicenda, quindi l'espulsione, tutto ciò che fece la famiglia di Foligno per cercare di convincere il preside a tenerlo, dicendo: nostro figlio è solo figlio di ebrei, è un ebreo misto, ovvero la madre non è ebrea, il padre è ebreo, però professando religione israelitica doveva essere considerato ebreo, quindi fu espulso. Io non sapevo più niente, perché di fatto siamo rimasti al 1939, quando la scuola di Roma chiede i documenti al Bandini, però che fine ha fatto Foligno? Ebbene, la novità è questa, che un gruppo di studenti quest'anno, grazie alla quinta turismo del Bandini con la loro professoressa, hanno fatto un progetto, hanno anche vinto un concorso del Ministero, i giovani ricordano la Shoah, hanno ripreso in mano il mio libro dove raccontavo la vicenda di Foligno, quindi la sua espulsione dal Bandini, dove dicevo nel 39 va a Roma ma di lui si perdono le tracce e non seppi più niente. Ebbene, loro sono riusciti tramite vari contatti a ricostruire il capitolo successivo, ovvero Foligno riuscì a salvarsi, si nascose durante il periodo dell'occupazione nazista a Roma e dopo continuò a vivere e fece dei figli che oggi sono qua al Bandini. Quindi è bellissimo vedere oggi che questa scuola dedica una targa, regala delle pergamene, non tanto per scusarsi, perché ovviamente applicava la legge, però a ricordanza, a ricordo, a rimembranza di quel atto, insomma, drammatico per la storia di tante migliaia di giovani che dalle scuole furono espulsi nel 1938, e gli dedica questa bella targa qua sopra. E quindi sono felice anche perché questa storia mia, uscita dal dimenticatoio nel libro del 2011, oggi finalmente ha un nuovo capitolo che è stato scritto da un gruppo di giovani. Non fu l'unico colpito dalle leggi razziali in questo istituto, c'è anche il caso di Mario Castelnuovo, Mario Geremia Castelnuovo. Cosa accadde invece a lui? Allora, Mario Geremia Castelnuovo era ex studente del Bandini, frequentava l'Università a Firenze per diventare dottore in economia, ma nel frattempo prestava servizio come avventizio, così venne chiamato all'epoca, era un precario, insomma, in segreteria. E io ho ritrovato questo nome e mi sono insospettito, ho detto: ma stai a vedere che anche Geremia Castelnuovo ha smesso di collaborare col Bandini in quegli anni? Ebbene sì, perché sono andato a guardare, non c'erano atti ufficiali che raccontassero questo allontanamento, perché non essendo dipendente del Bandini, ma essendo solo avventizio, non c'era bisogno di fare un atto di espulsione pubblico e ufficiale, bastava non rinnovare il contratto. Quindi sono andato a vedere quando è stato l'ultimo mandato di pagamento per il suo lavoro, e risulta a fine novembre del 1938. Risultando a fine novembre del 1938 significa che le leggi razziali di metà novembre avevano colpito pure lui, quindi di fatto non gli fu consentito di proseguire la collaborazione col Bandini. Però è molto bello, e l'ho raccontato anche oggi, che Mario Geremia Castelnuovo tornerà al Bandini nel 1944, dopo la liberazione di Siena, come insegnante supplente, quindi come dire la stessa scuola che l'aveva mandato via di fatto lo riprese subito dopo il periodo dell'occupazione nazifascista di Siena. Stessa cosa fece il Bandini quando proprio al Bandini tornarono gli ebrei già nel 44, cioè racconto la storia di un bambino che si iscriverà al Bandini già nel 44, quindi la stessa scuola che pochi anni prima aveva applicato le leggi razziali sarà anche la stessa scuola che, finita la guerra, la liberazione di Siena, aprirà le porte di nuovo a questi bambini giovani che erano stati espulsi. Com'è possibile comunicare la Shoah alle nuove generazioni? Secondo me la Shoah va comunicata in primis alle vecchie generazioni, perché secondo me nelle scuole ci sono tanti progetti. Io in questi anni ho prodotto anche dei documentari che anche la vostra emittente ha trasmesso e spero trasmetterà anche prossimamente, dove si racconta quella che è stata la storia degli ebrei deportati da Siena. Ebbene, quindi, come dire, la divulgazione è importante nelle scuole in primis, i giovani, però a mio avviso anche i più grandi, i più grandicelli, che ripeto non le hanno studiate queste cose, perché chi è nato negli anni 60 difficilmente negli anni 80 si studiava su libri questo
queste cose, perché la Shoah è arrivata molto dopo anche nei libri, c'era quasi un senso anche degli stessi ebrei di raccontare pochissimo quello che avevano vissuto in quegli anni. Ora credo, col fatto che anagraficamente stanno scomparendo tutti i testimoni degli eventi, delle leggi razziali eccetera, credo a maggior ragione ci sia bisogno di documenti, ci sia bisogno di video, ci sia bisogno di interviste, iniziative come queste, proprio per raccontare a tutti, in primis ai giovani, quella che è stata in primis l'applicazione delle leggi razziali in Italia e poi successivamente anche lo sterminio e deportazione a Siena. Come mai è importante coinvolgere gli studenti in giornate come questa? Questa giornata della memoria è fondamentale per gli studenti non solo per non dimenticare il passato, l'Olocausto, le leggi razziali, ma anche e soprattutto per guardare al futuro in una veste rinnovata, per guardare al futuro con spirito di solidarietà, con spirito di accoglienza. Quindi comunque gli studenti devono essere coinvolti in iniziative come queste. Oggi abbiamo ricordato, lo si vede da questa targa, Alessandro Foligno, uno studente che durante le leggi razziali del 1938 venne espulso da questa scuola. Logicamente gli studenti devono capire che cosa è successo in quell'epoca e questi esempi devono essere un monito per loro per impegnarsi ancora di più e partecipare ancora di più alla vita attiva della scuola. Vita attiva della scuola, sabato prossimo ci sarà un'importante iniziativa del vostro istituto. Sì, sabato prossimo un'iniziativa di diverso genere, metteremo a confronto la realtà della scuola con la realtà dello sport, un'iniziativa che si intitola Lo faccio per sport, praticamente serve anche perché dal prossimo anno apriamo un corso economico sportivo abbastanza, di cui abbiamo già dei buonissimi riscontri, e allora abbiamo pensato bene di organizzare questa giornata a cui parteciperanno, oltre a molti esponenti delle società sportive e delle associazioni sportive senesi, parteciperà in modo particolare Porzio, che è l'attuale allenatore della squadra di pallanuoto canadese. Quindi un'iniziativa molto importante per noi, che gestiamo anche in collaborazione col CONI. Professoressa Filomena Giannotti, avete ritrovato con i suoi studenti la famiglia di Alessandro Foligno. Come avete fatto? Sì, abbiamo aggiunto l'ultimo tassello che ancora mancava alla ricerca iniziata da Yuri Guerranti nel 2010 in occasione del centenario del Bandini. E siamo partiti dalla riflessione sulla coincidenza di quest'anno con l'ottantesimo dalla promulgazione delle leggi razziali. Il primo passo di questa ricerca è stata una documentazione sulla normativa sulle leggi razziali. Siamo poi passati a alcuni riscontri d'archivio, quindi abbiamo recuperato la cartella del 1938 con il fascicolo personale dello studente Alessandro Foligno. È stato un momento molto emozionante vedere questa cartella giallita e polverosa con la scritta a matita rossa ebreo, e a quel punto siamo ripartiti dall'ultima traccia, ovvero la lettera del preside della scuola israelitica di Roma datata nel gennaio del 1939. Siccome l'ultima traccia portava a Roma, abbiamo pensato di interpellare la comunità ebraica di Roma, da dove ci hanno suggerito di rivolgerci al centro di documentazione ebraica di Milano, e lì la nostra grande fortuna e anche l'onore è stato quello di poter consultare la dottoressa Liliana Picciotto, autrice di un monumentale lavoro che raccoglie tutte le storie degli ebrei deportati dall'Italia fra il 1943 e il 1945, intitolato Libro della Memoria. In diretta telefonica la dottoressa Picciotto ha fatto una ricerca nel suo terminale, e da lei siamo riusciti a sapere in primo luogo che Alessandro Foligno non era stato deportato come temevamo, e inoltre che il comune di residenza della famiglia Foligno è a Riccia, in provincia di Roma. E quindi, proseguendo banalmente con una ricerca sulle pagine bianche, abbiamo provato a chiamare
la persona che figura nell'elenco con il nome del nonno di Alessandro Foligno, ovvero Vito Foligno, e siamo riusciti al primo colpo a ritrovare il figlio. Anche in questo caso è stata grande l'emozione da entrambi i capi del telefono. E, signor Alessandro Foligno, signor Vito Foligno, figlio di Alessandro, dopo 4 giorni è venuto nel nostro istituto, ha rilasciato un'intervista alle mie studentesse, le 18 ragazze della quinta a Turismo, e con gli scritti che ci ha portato del padre, le fotografie e con tutti gli altri materiali che avevamo raccolto, abbiamo preparato un'edizione straordinaria del nostro giornalino, la Biblioteca di Sallustio, che ha tra l'altro partecipato al concorso I giovani ricordano la Shoah, risultando vincitore per la regione toscana. Vito Foligno è il figliolo di Alessandro, a cui oggi è stata dedicata la giornata e poi è stata anche scoperta in sua memoria una targa nell'aula magna del Bandini. Cosa ha provato quando ha visto anche quella targa? Beh, la targa è stata, diciamo, l'emozione finale di tutta la mattinata, insomma, è stata un'emozione fortissima, un grande onore per me e per mio padre, che penso che lo meritasse, lo meritava, insomma. E cosa le ha raccontato suo padre di quegli anni? Ma come dicevo prima, non parlavamo molto di queste cose, perché lui non voleva interferire nell'educazione dei figli più di tanto, soprattutto quella religiosa. E quindi noi siamo stati educati cattolicamente, perché mia madre era cattolica, e lui ci ha lasciato fare finché, diventati adulti, ognuno scegliesse la propria via, le proprie idee. Poi dopo lui ha scritto, quindi qualcosa ha detto di quello che stava accadendo poi anche nel territorio. Sì, lui ha scritto perché c'era un giornale locale di Ariccia, fondato da lui tra l'altro, nel quale scriveva varie vicende politiche del posto, e tra le varie cose ha scritto una commemorazione del 4 giugno del 44, in cui lui è riuscito ad uscire di casa sulla scia degli americani, riversandosi a San Pietro, incontrando quella che poi sarebbe diventata mia madre. Quindi c'era questo giornale locale che lui portava avanti praticamente da solo, perché era anche un attivo politicamente, era molto attivo, è stato anche sindaco, come si è detto. Fiorella Castelnuovo è la figlia di Mario Geremia Castelnuovo, che è una persona che ha vissuto molte vicende qui all'Istituto Bandini, belle e anche brutte. Ce lo può raccontare? Allora, lui è stato studente del Bandini e ha vissuto la vita da studente del Bandini come tutti, e poi è una persona che partecipava alla vita, e quindi sicuramente adesso mi diceva che ha collaborato anche alla scrittura dell'inno del Bandini, per dire. Dopodiché lui è stato appunto applicato di segreteria fino al 38, il 38 novembre del 38 non gli è stato rinnovato l'incarico, perché come recitano i vari documenti che io ho trovato, di cui ho anche delle fotocopie che ho portato, di razza ebraica. Ha vissuto i mesi dal novembre del 43 al giugno, dal luglio del 44 dell'occupazione nazista, nascondendosi. Purtroppo il 6 novembre del 43 sono stati deportati i nonni della mia mamma, i miei bisnonni, qui a Siena, allo Stellino. Il mio babbo e la mia mamma erano fidanzati e loro venivano da Pisa, e sono stati denunciati, c'è stata una spiata dei fascisti, e comunque sono stati presi. Dopodiché ovviamente si sono nascosti ancora con maggiore attenzione e sono sfuggiti alla deportazione.
E io ho trovato qui la fotocopia, nel novembre del 44 il Bandini l'ha convocato per dare una supplenza di docenza di ragioneria qui, e lui questa era una cosa che gli aveva fatto un piacere enorme, perché lui era molto attaccato al Bandini e si ricordava di questo anno, credo, anno scolastico che ha passato come docente del Bandini con grande, fra l'altro le racconto una cosa carina. La mia mamma diceva sempre che quell'anno, che poi era l'anno 44-45, subito dopo la guerra, e chi frequentava quell'anno il Bandini erano persone che avevano perso anni perché erano stati richiamati o varie vicende legate alla guerra, per cui quando è stata alla fine agli esami lui ha promosso tutti e dice: ma tu hai promosso tutti? E dice: diammi, no, promosso tutti. Questi poveretti che avevano passato gli anni della guerra in quelle cose non le dovevo promuovere. Questo era mio padre.